Buongiorno a tutti, ben ritrovati, 12 e 32 minuti in questo istante. Oggi è il 28 maggio, venerdì 28 maggio, entriamo con qualche minuto di ritardo, colpa mia, chiedo scusa, lo devo dire pubblicamente in diretta prima che poi la regia, Piero regia, mi tratti male come fa tutti i giorni nel backstage di questa trasmissione. Venga messo quindi agli atti e alla diretta, io faccio appello a voi che invece mi ascoltate da casa, siate dalla mia parte per favore. Grazie mille davvero di essere qui con noi quest'oggi, iniziamo una nuova puntata in vostra compagnia e oggi andiamo a scovare una realtà, una bellissima realtà nel quartiere di Dergano, quindi se rimaniamo in quella Milano fatta di antichi borghi che facevano la nostra città, Dergano era uno di questi. Dergano adesso è un quartiere super popolare, super popoloso, con tantissime bellissime realtà, tra cui ad esempio la bottega Nostrano, il bottegaio Nostrano, che ci viene adesso raccontato in diretta da Paola Schwarz. Buongiorno Paola. Buongiorno. Buongiorno, il bottegaio Nostrano, un bellissimo nome tra parentesi, in una zona di cui di botteghe ce n'erano tantissime, perché insomma questi borghi erano fatti di botteghe e bottegai, no? Sì, assolutamente sì. Il vostro Bergano, infatti l'abbiamo anche scelto volutamente perché è un quartiere estremamente dove è facile vivere e fare amicizia, no? È un quartiere socialmente molto attivo. È uno di quei borghi, di quegli antichi paesi che però sono rimasti ancora un po' paesi nonostante siano praticamente nel centro della città quasi oramai. Il bottegaio Nostrano è una bottega dove si può acquistare, poi ci racconterai, cose buonissime, ma dove si fa anche del bene ogni volta che ci si entra, giusto? Che cosa, insomma, diciamo che è una bottega speciale. Che cosa ha di speciale il bottegaio Nostrano? E soprattutto come è nato il progetto di Bottegaio Nostrano? Dopo vedremo anche un video, abbiamo un video, abbiamo anche delle foto, ma chiedo appunto a Paola di raccontarci qual è la peculiarità di questa bottega, che non è solo un negozio, è anche un laboratorio, fa tante cose, ma appunto Paola, lascio la parola a te. Grazie, sì, il Bottegaio Nostrano è una bellissima realtà e soprattutto un laboratorio pedagogico. Nel senso che il Bottegaio Nostrano innanzitutto fa parte di un progetto più ampio e un progetto che si occupa di disabilità cognitiva e nel nostro negozio appunto perché parte, diciamo, parte da un appunto un progetto che vede coinvolte appunto le persone con disabilità cognitiva. Noi gestiamo questo negozio con i vostri soci, con i vostri gruppi, no? Punto. Sì, esatto, lo gestiamo appunto insieme, per cui appunto diciamo non bisogna viverlo come un punto di partenza, di arrivo, nel senso non è un negozio per trovare lavoro alle persone con disabilità cognitiva, ma è un negozio tramite cui noi portiamo avanti un progetto scientifico per cui le persone vengono coinvolte nella gestione totale del negozio e attuando appunto una metodologia che si chiama questo metodo scientifico emozione di conoscere, che parte dagli studi del professor Nicola Cuomo. Usiamo le occasioni del negozio per potenziare le autonomie e appunto aumentare l'indipendenza e lavoriamo molto sull'autodeterminazione delle persone con disabilità cognitiva per poi rivendere tutte, diciamo, queste le nuove autonomie acquisite in altre in un lavoro vero e proprio inclusivo, per cui è per quello che dico che è un punto di partenza e non un punto d'arrivo. È un negozio, quando parli di laboratorio è perché proprio voi, diciamo, insegnate anche ad essere, a diventare autonomi e insegnate anche cosa significa lavorare, giusto? Esattamente. Per cui poi queste conoscenze, diciamo, vengono poi, diciamo così, rivendute dalle persone con cui lavoriamo invece in lavori. Quello che noi vogliamo è che questo poi venga
usato in, invece in, in realtà inclusive, no? Per cui molte delle persone che lavorano con noi poi hanno trovato e sono state assunte anche invece appunto in contesti non protetti, per cui non so, alcune di loro lavorano al Mandarin Hotel, altri da Panini Durini, e per cui diciamo da qui, e per altri invece appunto, siccome poi il territorio di Dergano, ma come dicevamo, è molto attivo, noi siamo molto presenti sulla rete sociale, per cui alcuni anche dei, dei nostri, io dico ragazzi ma non è il termine giusto perché la maggior parte delle persone con cui lavoriamo sono tutte persone adulte, fanno anche dei tirocini non retribuiti in altre realtà di Dergano, e dove appunto siamo, siamo molto presenti. Un'altra cosa secondo me molto importante che vorrei dire è che noi abbiamo fatto un lavoro, cioè il nostro in qualsiasi caso è un negozio di alimentari a tutti gli effetti, gestito appunto totalmente insieme con le persone con disabilità, anzi sempre di più noi troviamo poi, perché appunto è un progetto scientifico il nostro, per cui cerchiamo di affinare nuove, sempre di più nuovi strumenti, perché sempre di più le persone siano, le persone con disabilità siano proprio le protagoniste e lo gestiscano in maniera autonoma, ma abbiamo fatto anche un grosso lavoro sulla qualità, per cui noi abbiamo fatto una grossa selezione dei prodotti che vendiamo, perché spesso c'è anche questo connubio disabilità poca qualità, non so come dire, no? Sempre. Assolutamente. Assolutamente, infatti abbiamo fatto sempre insieme con tutte le persone con cui lavoriamo assolutamente a stretto contatto su tutto, abbiamo fatto una ricerca approfondita prodotti, soprattutto biologici, in qualsiasi caso privilegiando sempre piccole realtà artigianali del territorio sia lombardo, dipende ovviamente dai prodotti italiano. E per cui abbiamo veramente fatto un grosso lavoro da questo punto di vista, per cui i nostri prodotti sono sempre prodotti selezionati. Che facci sognare, Paola, cosa possiamo comprare di buono allora? Dai, che l'ora è buona, l'ora è qua del pranzo, quindi cosa possiamo comprare di buono da voi? Beh, innanzitutto abbiamo una serie, perché abbiamo introdotto da circa un anno anche il fresco. All'inizio eravamo partiti ovviamente pian piano, no? Per cui eravamo partiti, il negozio c'è dal 2015, per cui per alcuni anni avevamo solo cose confezionate, diciamo. E invece da un anno abbiamo inserito anche la parte fresco, per cui abbiamo per esempio, non so, dei buonissimi latticini, mozzarella, tutti ci arrivano due volte alla settimana, mozzarelle di bufala, di vaccina, anche di latte vaccino, non so, ricotte, abbiamo dei dessert fantastici, tiramisù, mousse e così via, di fior di latte, poi di questa azienda che si chiama Fior di Latte, poi non so, con invece l'ecolatte, abbiamo questi formaggi invece, yogurt che arrivano invece dalla Valsassina, no? Con proprio del latte delle fattorie della Valsassina, per cui quasi, per cui praticamente a chilometro zero. Paola, allora diciamo che mi hai fatto venire voglia di venirvi a trovare in negozio. Per fortuna ci hai mandato un video che già ci avvicina un po' di più, quindi direi di andare a vedere questo contributo per capire anche meglio, poi c'è una bella spiegazione di come è fatto e di come funziona il negozio, poi torniamo e andiamo avanti a parlare dei vari progetti che avete in ballo e che state sviluppando, va bene? Assolutamente. Prego, prego, allora il video, vai alla regia. Sì.
Fondazione Condividere, nasce nel 2011 da un gruppo di genitori e fratelli di persone disabili, spinto dal comune desiderio di pensare ad un dopo di noi a partire dal durante per colpa delle convinzione che il cammino verso la vita adulta vada intrapreso perché lei che fin dalla spegnere l'altro ieri, coltivando giorno dopo giorno autodeterminazione e indipendenza. Il municipio X lo il lavoro della fondazione consiste nel dare risposte concrete e trovare soluzioni per tutte le sfaccettature della vita di una persona con disabilità. Per realizzare i propri progetti, la fondazione ha creato il Bottegaio Nostrano, un negozio di alimentari ma soprattutto un laboratorio per lo sviluppo cognitivo, affettivo e relazionale, la scuola delle autonomie dove le persone disabili iniziano a capire come funziona la gestione quotidiana di una casa con il supporto degli educatori, un progetto di co-housing, progetti in inserimento lavorativo e per il tempo libero. Un contesto abitativo in cui è possibile utilizzare le opportunità offerte dalla gestione di una casa e dalla quotidianità per potenziare e sviluppare le competenze utili per andare verso una vita più autonoma e indipendente. Direi che insomma questo tour virtuale all'interno del vostro progetto è molto interessante, abbiamo capito meglio, ma appunto il Bottegaio Nostrano non è l'unico progetto che sviluppate, Paola, ne avete tanti altri, quali sono appunto, che progetti sviluppate oltre al Bottegaio e in che direzione vanno? Allora, sì, noi, siccome appunto non questo Bottegaio Nostrano, come vi dicevo prima, fa parte di un progetto più ampio, un progetto che fa capo a Fondazione Condividere. Fondazione Condividere è una fondazione che è stata creata 11 anni fa da un gruppo di genitori che avevano appunto figli con disabilità cognitiva, che hanno incontrato Nicola Cuomo, che era un pedagogista appunto dell'Università di Bologna, che aveva messo a punto questo metodo, l'emozione di conoscere, un metodo con cui appunto facendo leva diciamo soprattutto sulla parte emozionale diciamo si possono, lui appunto aveva messo a punto queste ricerche per cui lavorando in una certa maniera ovviamente si possono ottenere grossi miglioramenti per quello che riguarda l'autonomia, no? e aumentare l'indipendenza delle persone con disabilità cognitiva. Per cui appunto come prima cosa si era deciso di aprire un negozio perché il negozio ovviamente offre, come appunto stavo dicendo, tantissime occasioni pedagogiche, no? Per cui a parte che è molto inclusivo e per cui c'è stato appunto il discorso la partenza del negozio, però il progetto è nato anche e soprattutto direi per dare una risposta al dopo di noi, perché ovviamente diciamo che questa è la cosa il grande che tema, è il grande tema sempre. Certo, è il grande tema ovviamente per dei genitori che hanno dei figli con disabilità cognitiva. Però spesso ci si dimentica che non si può parlare di dopo di noi se non si lavora sul durante noi, perché ovviamente è solo aumentando le autonomie e ovviamente l'indipendenza di una persona che poi si può ovviamente prepararla a un dopo di noi. E per cui oltre appunto al negozio, come dicevo, qua ci occupiamo ovviamente di inserimento lavorativo, però lavoriamo anche molto su quello che riguarda l'abitare, no? L'abitare ovviamente è un altro tema importante, no? Perché pensando al dopo di noi l'idea è che poi siccome tutto questo è nato anche perché ovviamente i genitori non volevano una soluzione assistenzialistica, no? Cioè per cui non volevano che i loro figli poi potessero avere una situazione appunto di solito, purtroppo cosa capita spesso, no? Le persone con disabilità cognitiva che poi nel momento in cui non ci sono più genitori spesso vengono poi messi in un istituto perché magari non sempre c'è qualcuno che si vuole o che può occuparsi di loro. Sì. E normalmente anche nella vita di tutti i giorni, cioè non si lavora, magari si pensa che non si possa più di tanto migliorare determinate magari condizioni, no? Mentre assolutamente non è così, tanto più se
si inizia a lavorare quando poi si inizia a attuare soprattutto appunto questo metodo nel momento in cui proprio da quando anche da quando si è bambini, da quando appunto una persona anche appena nati, no? Si può continuamente invece migliorare assolutamente l'autonomia e l'indipendenza. Una cosa anche molto innovativa del nostro metodo è che appunto noi non partiamo mai dalla sindrome, ma partiamo dalla persona, per cui vengono fatti per ogni persona dei progetti personalizzati. E la famiglia è sempre assolutamente coinvolta, perché c'è un lavoro ovviamente è importantissimo ovviamente anche l'apporto della famiglia per fare poi un lavoro ovviamente in sinergia tutti insieme, no? E portare avanti anche in casa diciamo la stessa metodologia. E ad ogni modo, appunto, come dicevamo, anche dei progetti, per cui noi abbiamo anche una casa vicina al negozio, sì, dove intanto diciamo c'è un primo passaggio, primo tra virgolette distacco dalla famiglia, nel senso dove un altro piccolo passo verso l'autonomia, sono tutti passi verso un'autonomia sempre più indipendente. Esatto, per cui imparano a gestire ovviamente una casa, cosa vuol dire la gestione di una casa, per cui vengono coinvolti in tutto, per cui lì stanno con la presenza di un educatore a turno, mangiano, dormono, preparano, puliscono la casa, pagano le bollette. E poi abbiamo un'altra casa invece in via Fiamma dove c'è invece un progetto di co-housing, cioè per cui già questo progetto c'è già da 4 anni, per cui per parte della settimana alcuni dei nostri ragazzi vivono con due persone normodotate, con una presenza senza un educatore, per cui una convivenza come normalissimi amici che convivono insieme. Come qualsiasi fuorisede di Milano potrebbe essere, ecco, come un qualsiasi studente che arriva a Milano e cerca casa in condivisione. Esatto, bellissimo. Esatto. Paola, oltre a prenderti i complimenti che arrivano sulla nostra diretta dicendo che è un bellissimo progetto e che avete un negozio buonissimo, anche bellissimo, dove sono ottimi prodotti, ricordiamo bene infine dov'è il negozio, come si può fare appunto per venire, e dacci anche tutte le coordinate per poter sapere di più su di voi, su tutto quello che fate. Scusa, perché non ti ho sentito, c'è stato... Niente, non c'è problema, ti chiedevo di darci le coordinate per seguirvi per tutti i progetti e poi ricordarci bene dov'è il negozio, e poi so che insomma forse c'è anche un 5 per 1000 o qualcosa del genere, vero, in questo momento? Sì. Ecco, dai, prego Paola. Assolutamente sì, vi ho mandato infatti. Lo so, prego Paola. Ho approfittato della fatto situazione. Benissimo. Quindi dacci le coordinate e dove si trova il negozio, spiegacelo bene. Allora, il negozio è a Milano in via Tartini 14, facciamo anche consegne a casa per chi vuole, abbiamo un sito che si chiama www.ilbottegaionostrano.it dove potete vedere la maggior parte dei prodotti del nostro negozio. Potrebbe non essere, noi abbiamo anche frutta e verdura, per cui diciamo questa potrebbe essere l'unica cosa dove appunto occorre un aggiornamento magari quotidiano, potrebbe sfuggire qualche cosa, ma c'è praticamente tutto, e poi potete chiamarci ovviamente, per cui senza problemi si può ordinare online, noi consegniamo anche a casa. E cos'altro? Parlavamo del 5 per 1000. Piera, facciamo vedere per l'ultima volta la schermata appunto per poter devolvere il proprio 5 per 1000. Perché devolvere il 5 per 1000 a voi? Perché per portare avanti un progetto assolutamente innovativo, perché è una visione assolutamente diversa della disabilità, perché in qualsiasi caso noi portiamo avanti l'autodeterminazione delle persone con disabilità, che diventano veramente protagoniste della propria vita indipendentemente, ovviamente compatibilmente con le proprie specificità, ma
a differenza di tutte le altre, ecco, vedo che compa, a differenza di tutti, diciamo, della maggior parte di solito degli approcci con le persone con disabilità, noi cerchiamo che veramente siano protagoniste della loro vita, cioè cerchiamo che che siano loro a scegliere e che per cui li aiutiamo in questo. Perfetto, va bene. Allora, infatti vedo anche Alberto che scrive i complimenti dicendo che è un progetto molto interessante. Alberto, magari se poi vai al negozio raccontaci come cosa hai comprato di buono, così dacci qualche indicazione. Ricordiamo allora per l'ultima volta, via Tartini 14, giusto? Il scusa perché appunto bottegaio ogni tanto Nostrano in via Tartini 14 ad Ergano, e poi lì si scopre tutto, esatto. E poi lì in realtà entrate in un mondo e scoprirete tutto il mondo, che potete trovare anche sul sito internet che abbiamo messo nei commenti a questa diretta. Paola, grazie mille davvero per averci portato quest'oggi grazie a conoscere. Grazie a voi, grazie tantissimo. Una realtà molto molto interessante davvero, grazie mille, buon lavoro e fai complimenti a tutta la squadra. Tantissimi so i ragazzi e le ragazze che lavorano all'interno del bottegaio, salutaci di tutti e fargli i nostri complimenti. Senz'altro, vi aspettiamo. Grazie mille Paola, grazie mille a Paola Svanzi del bottegaio Nostrano. Grazie mille davvero, grazie a tutti voi che ci avete seguito da casa. Anche quest'oggi arriviamo alla conclusione della nostra puntata, ma lo sapete, se non abbiamo messi a metà, arrivano alla fine, sono le incursioni poetiche delle foche parlanti. E se la poesia ha le gambe, può prendere e andarsene, non la starò ad aspettare. E se non dovesse tornare, non cercherò trucchi. Vivrò la vita col suo umore, senza fare più magie, senza scrivere poesie. Questa era Francesca Ferraro, queste sono le incursioni poetiche delle foche parlanti. Con questa incursione si chiude la puntata di oggi e la settimana di Good Morning Milano, penultima settimana. La settimana prossima sarà l'ultima settimana del Good Morning Milano, diciamo, come lo conoscete voi. In realtà andiamo avanti fino al 9 di luglio, ma a giugno ci prenderemo un po' d'aria, usciremo dallo studio e finalmente andremo a rincontrare i nostri ospiti che verranno a trovarci. Ma tutto questo dalla prossima settimana. Io vi ringrazio tantissimo per averci seguito, grazie mille, arrivederci, a presto.